Amici telespettatori, grazie come ogni settimana della vostra presenza a Fatti e Commenti. Quest'oggi parleremo di università. E importante con la presenza eh, del professor Bruno Botta, rettore di Unitelma Sapienza, che ringraziamo per eh, la sua presenza alla nostra trasmissione. Siamo qui con la collega Francesca Maccaglia, che ringrazio come sempre. Grazie Stefano, un cordiale saluto a voi telespettatori, benvenuto rettore. Grazie, grazie. grazie allora grazie prima di iniziare, prima di iniziare desidero ringraziare l'addetto Stato, di Elma Sapienza, il professor Roberto Sciarrone, perché ci ha messo in contatto con questa importante realtà a noi vicina. Allora, l'Università degli Studi di Roma Elma Sapienza è l'università telematica di Sapienza e voi siete un'eccellenza eh, nel, nel mondo delle università online e in special modo nelle materie giuridiche ed economiche, ma quando e come nasce Unitelma Sapienza? Allora, eh... Nel 2004 eh, era solo Telma e nel 2005 c'è il primo corso di laurea, come le ha detto naturalmente in giurisprudenza, e nel 2010 eh, invece viene coniato Unitelma Sapienza e praticamente c'è un consorzio dietro Unitelma Sapienza e credo che intorno all'87% delle azioni siano di proprietà della Sapienza. E poi c'è questa grande evoluzione eh, con, tutti, con molti corsi di laurea nelle scienze giuridiche triennali o eh, quinquennali e c'è anche un corso di laurea interessante per quanto riguarda economia e adesso parte uno in eh, sociologia, per cui voglio dire ci stiamo muovendo un pochino. Bene. Beh, sì, ecco, vorrei ricordare che eh, da qualche mese il professor Botta è stato nominato magnifico rettore di Unitelma Sapienza, quindi una responsabilità particolare. Ecco, quali sono gli obiettivi eh, a medio e lungo termine che come rettore intende perseguire nel, in questo periodo di, di dirigenza del, dell'università? Beh, io devo dire che siccome in Sapienza mi sono occupato per nove anni dell'internazionalizzazione. Ho immaginato di eh, far sì che Unitelma Sapienza eh, cominciasse a guardare un pochino al mondo internazionale, per cui ci stiamo muovendo proprio nello studio di alcuni corsi di laurea, non necessariamente delle scienze giuridiche, ma anche eh, nelle eh, altri tipi, voglio dire come ingegneria, come eh, anche nelle scienze matematiche, non dico nelle scienze chimiche, in maniera tale da poter offrire dei corsi internazionali. Perché credo che una università telematica abbia questo vantaggio di poter raggiungere quei paesi ed in particolare di offrire delle opportunità a quei ragazzi e quelle ragazze che vengono da paesi dove magari potrebbe essere non semplice poter seguire dei corsi, potremmo entrare nel dettaglio e parlare di Afghanistan, potremmo parlare di Iran, potremmo parlare di tanti paesi ovviamente che non vivono momenti semplici e in questo è uno degli input che mi hanno portato ad immaginare eh, come muovere eh, un'iderma sapienza. Bene. Sì, ecco, eh, sappiamo di questo strettissimo rapporto che Unitelma ha con la Sapienza una delle università diciamo, più prestigiose eh, nel panorama italiano e internazionale. Ecco, e questo costituisce un unicum nel panorama delle università telematiche. E secondo lei questo connubio con l'università più grande d'Europa eh, sotto quali aspetti potrà rappresentare un punto di forza rispetto ad altri eh, atenei telematici? Beh, avere questo rapporto diretto con Sapienza è importante perché direi che è la forza trainante, in qualche modo è anche Sapienza, perché ci permette di poter avere anche dei corsi congiunti, dei corsi di laurea, voglio dire, che possono, come si dice in gergo, essere incardinati su un'italia Sapienza. O viceversa, essere incardinati su Sapienza, e consente eventualmente anche uno scambio di docenti, per cui laddove sia necessario per poter raggiungere il cosiddetto numero minimo, che significa il rapporto numero di professori e numero di studenti, è in qualche modo agevolato. Ma L'aspetto importante è proprio la tradizione che si porta dietro Sapienza e che uniterma sapienza la raccoglie a pieno e per cui e voglio dire eh, eh, prima si parlava di senso di appartenenza, per cui quel senso di appartenenza che si è avuto in Sapienza noto che l'ho riscontrata e io non ho avuto nessun ruolo, ma l'ho riscontrata in un'iterma sapienza. Per cui credo che ovviamente qualcosa rimanga sempre nell'atmosfera. Sì, ecco, sappiamo che in queste settimane, l'abbiamo eh, seguito anche a livello internazionale, e, anche Unitelma Sapienza sta dedicando delle conferenze riguardo a un tema importante, quello dell'intelligenza artificiale. Ecco, le grandi opportunità vengono offerte da questa intelligenza artificiale, ma anche potenziali rischi. Ecco, secondo lei che impatto potrà avere eh, l'intelligenza artificiale nella formazione universitaria? Allora, è importante, voglio dire, la domanda ovviamente è veramente appropriata. cioè Io ho partecipato ad una serie di convegni proprio nelle ultime due settimane. Sono stato invitato a, a partecipare, ovviamente non come oratore. La Sapienza, dove c'è stato un congresso meraviglioso sull'intelligenza artificiale, suddiviso in una parte la mattina e una parte il pomeriggio. La parte della mattina coinvolgeva la parte ingegneristica e robotica e la parte del pomeriggio invece coinvolgeva la parte giuridica. Per cui questo è interessante, no? vedere la mattina un robot che uno lo tocca o che fa domande e questo risponde e la parte del pomeriggio, grazie al professor Alpa, aver organizzato un, uh, un convegno sull'applicazione dell'intelligenza artificiale uh, nelle scienze giuridiche, è altrettanto importante. Da noi, Abbiamo fatto lo stesso e per cui anche l'applicazione dell'intelligenza artificiale non necessariamente solo nelle scienze giuridiche ma anche nella finanza, per cui uno si accorge. Io personalmente, essendo un chimico organico che ha studiato la chimica ovviamente degli antitumorali, l'approccio ovviamente a questo, nella medicina l'approccio e l'uso eventualmente anche nel senso dello de, studio dei tumori al possibile eh, sviluppo delle metastasi eccetera, per cui questo ci apre, però ricordiamo che tutto questo è possibile perché ovviamente ci sono degli studi sperimentali su questo e grazie agli studi sperimentali si possono poi aggiustare e studiare e proporre degli algoritmi che poi a sua volta eh, molto lentamente la macchina e le macchine pure lavorano ed elaborano altri algoritmi per cui poi dopo c'è questa interazione proprio sempre dello scienziato e della scienziata con eh, ovviamente eh, la macchina per poter riaggiustare ciò significa i rischi ci sono ma eh, se ovviamente gestito tutto in maniera adeguata insomma il rischio è, è minimizzato. Benissimo. Allora Stefano, procedo io con il Come mio va? gruppo di domande. Negli anni, allora, in questi ultimi anni, diciamo, la percezione mh, nei confronti delle università telematiche e della formazione a distanza sicuramente nell'opinione pubblica è mutata in meglio, anche per via dell'e-learning in atto durante il periodo del lockdown. Ecco, Alla luce di questo, le chiedo eh, come è cambiato il ruolo della formazione a distanza nell'attuale contesto e, soprattutto, come cambierà nel prossimo futuro? Allora. Lei mi ha dato il là per parlare di tante cose, ma non parlerò di tante cose, perché ha parlato di e-learning durante... La, la pandemia e noi abbiamo dovuto, là perché ero ancora alla Sapienza, abbiamo dovuto ovviamente organizzarci nel più breve tempo possibile. Abbiamo dovuto, eh, grazie ai finanziamenti che sono arrivati da parte dei vari atenei in Sapienza, in particolare ristrutturare le varie aule. Abbiamo dovuto rivedere eh, il nostro sistema di approccio. Abbiamo dovuto eventualmente eh, registrare delle lezioni. Voglio dire, per cui eh, piano piano abbiamo aggiustato un po' tutto e ci siamo accorti della grande differenza nell'insegnamento in presenza, perché mentre insegni in presenza tu guardi lo studente e la studentessa e ti accorgi se tu sei più o meno chiaro oppure se quello che tu stai facendo ovviamente è chiaro, voglio dire ben e già registrando è completamente diverso, voglio dire per cui questo è però è il cosiddetto background. La eh, telematica ha, mh, che cosa ha di diverso? Innanzitutto è il sistema proprio della videoregistrazione che è sicuramente di altissima qualità, là eravamo un pochino più così autosufficienti e poi il fatto stesso della lunghezza della lezione che deve essere inferiore rispetto a quelle tradizionali perché naturalmente la concentrazione dei ragazzi e delle ragazze che seguono è, è minore. Voglio dire, è, anche questo, se eh, fatto con attenzione, se in qualche modo fatto con grande umiltà, se si sente proprio chi è esperto e per cui tutta la parte, diciamo... Eh, Tecnica che si occupa della parte proprio di, delle registrazioni, delle videoregistrazioni, uno ehm, ha l'umiltà di ascoltare i suggerimenti, allora ehm, col tempo uno può sicuramente raggiungere eh, con maggior successo. Perché poi la parte telematica è consente, è necessario anche l'interazione con lo studente, per cui sono previsti dei tempi in cui il docente è lì, ascolta le domande e deve rispondere alle domande, oltre che quelle ovviamente automatiche. Per cui può cambiare, può cambiare in meglio la parte telematica. Come ho detto prima è importante però che sia sempre un punto di, di, di partenza ma mai un punto di arrivo e che perciò le lezioni vengano aggiornate e che perciò ci sia qualcuno che in generale controlla in maniera critica perché l'aggiornamento è importante ma è importante portare i docenti a far sì che siano ovviamente più esaurienti nel discutere perché se eh, che, che è quello che eh, ho sempre seguito da uh, insegnante eh, universitario e non solo se noi diamo per scontato tutto e non è così sbagliamo, se invece noi capiamo che probabilmente qualche cosa, qualche argomento possa essere a, mh, affrontato e discusso e, e presentato in un altro modo sempre in maniera molto lenta e allora eh, col tempo eh, si migliora Assolutamente. e l'aggiornamento va sicuro, l'aggiornamento è importante è, è importante dice ma non, non è cambiato eh, la chimica non è cambiata faccio... Ma non è il fatto di essere cambiata o meno la chimica, è di render più moderno secondo le esigenze e cambia secondo anche chi hai di fronte, per cui c'è. Una variazione, no? come per esempio i ragazzi che vengono eh, dal lockdown. Ovviamente eh, hanno avuto eh, meno opportunità rispetto agli altri, per cui qualora noi ci si dovesse eh, capire, dovessimo comprendere che eh, hanno bisogno di qualche supporto, diamo il supporto. Ma probabilmente l'approccio alla lezione necessita delle piccole differenze. Cioè, voglio dire. Io sempre dico che tutto deve essere dinamico. Certamente. Dinamico. Come il mondo di oggi. È ovvio. Proseguiamo ancora con le domande, ecco, con un'altra domanda. Ecco, so che mh, recentemente Unità Alma Sapienza ha annunciato l'apertura di cinque nuovi poli didattici che si vanno ad aggiungere agli altri numerosi <ride> già presenti in Italia. Eh, Le chiedo innanzitutto se eh, nel nostro territorio della Tuscia e nell'Umbria ci sono delle sedi. E poi aggiungo: quanto è importante per un'università online avere delle sedi fisiche no? eh, dove gli studenti possono recarsi per sostenere gli esami senza spostarsi troppo lontano da casa. Beh, allora, lei di nuovo lei mi provoca. Allora, innanzitutto <ride> a, giornalistica. Allora, innanzitutto dico noi. Unidelma Sapienza ci differenziamo, un po' del narcisismo ci serve, ci differenziamo perché eh, gli esami vengono effettuati in presenza e non aggiungo altro. Va bene? I, poli, I poli sono importanti perché i poli consentono ovviamente di poter eventualmente eh, sostenere gli esami nel polo. Che noi abbiamo in qualche modo istituito per cui è importante lo stesso, e questo fa sì che eh, la qualità didattica sia completa. Perché? Perché fare un esame in presenza è diverso rispetto a farlo ovviamente a distanza, a meno che uno non ha delle esigenze sì. per cui eh, la, eh, nostro, il nostro Ateneo: molte delle materie che vengono insegnate hanno dei libri. Per cui i ragazzi possono comprare un libro e di nuovo non voglio entrare nel dettaglio, no, qui non legge nessuno, no, eh, il libro ce lo leggiamo sul tablet. Sarebbe che io sono giovanotto, per cui me lo leggo, me lo sottolineo. Voglio dire, se, dico, lo sottolineo ben, oh, se me leggo anche un libro, anche Pavese, mi piace una eh. cosa, me la sottolineo, sì, mi è sempre. piaciuta e eh, per cui me la sottolineo. Per cui sì. Poli anche in Umbria, Poli ovviamente. Immaginavamo anche in quest'area. Sì. sì, perché lei, prima, ma, insomma, quando stavamo passeggiavamo, lei ha parlato di padri francescani. Sì. Eh, chiedo scusa se divago, ma no, sì. so, io, io sono sì. cresciuto a Bracciano, sono cresciuto con i padri Cappuccini, per cui ho visitato San Francesco, cioè per, fra, sì. diciamo, Assisi. Sì. Per no. cui, eh, questa è una zona zona Importante è proprio storicamente e lo è non solo perché c'è passato San Francesco, ma lo è perché è la struttura propria, il cuore di tutta una parte, è al confine con l'Umbria, per cui è ovvio che lo si debba fare. La Tuscia è qualcosa lo stesso che fa parte della mia storia, perché perché l'Università della Tuscia essendo sempre giovanotto me la ricordo quando fu istituita, mi ricordo il professor eh, Scarascia Magnozza che poi diventò rettore, voglio dire per cui mi ricordo che noi Chiedo scusa se divago, ma mi ricordo che a Manziana, a quei tempi perché mi ero trasferita a Manziana, abbiamo una macchia grande, un bosco bellissimo. Dall'Università della Tuccia fecero degli studi per capire lo stato di salute. Facemmo un convegno bellissimo dove partecipò il professor Marini Bettolo, che era il presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, partecipò Scarascia Mugnozza, parteciparono altri professori di vita, per cui... Cioè, lei, mi riporta, e lei mi riporta improvvisamente, mi riporta un qualche anno fa, per cui non posso non essere così affascinato Bene, da questa zona. Benissimo. Senta, ma per quanto riguarda l'estero, l'Unitelma Sapienza ha delle sedi? Invece? Allora, abbiamo delle sedi, abbiamo ad Ankara e abbiamo delle È sedi saltissimo. a Washington, però adesso le dico qualche altra cosa. allora Prima ho parlato di internazionalizzazione. Allora, quello che è uno dei nostri programmi è quello di utilizzare le cosiddette reti inter, internazionali di sapienza. Sapienza è capovilla di un progetto grandissimo che si chiama CIVIS, è un progetto europeo che coinvolge dieci città europee e che consente il movimento di tutti gli studenti attraverso questi dieci capitali e non solo gli studenti, anche i docenti, anche il personale tecnico amministrativo. Per cui una delle mie idee è quella di utilizzare proprio queste reti civis europee. Ma Siccome Sapienza ha anche un centro meraviglioso a Roosevelt Island che si chiama Tata Center a New York, che ce l'ha insieme alla Federico II a Bologna e alla Cornell University, il cosiddetto Cornell Tech, naturalmente allora l'idea è di poter fare qualcosa anche Certamente. là e ne ho parlato con la rettrice. E non ultimo... Mm -hmm. abbiamo ovviamente sì. questo rapporto con la Cina meraviglioso, c abbiamo un rapporto con la città di Juan, dove è stato il virus, con la Zoo e le University, dove Sapienza ha tre corsi di laurea internazionali e per cui lì abbiamo proprio un palazzo che c'era stato donato dove c'è scritto l'Istituto Sino-italiano eh, e c'è scritta proprio Sapienza. Ciò significa, di nuovo per ricollegarmi a quello che ha detto sì. prima, che grazie a Sapienza noi possiamo. Raggiungere alcuni posti dove Possiamo far sì che gli esami siano effettuati in presenza, benissimo. che è fondamentale. È benissimo, fondamentale. Abbiamo ancora un sì. paio di domande. Sì. Non so, Io volevo, sì, volevo fare questa domanda, soprattutto quella che riguarda i, gli studenti disabili, sì, un'attenzione sì. particolare a loro, e soprattutto ci sono anche altre agevolazioni in particolare che eh, Unitelma può fornire agli studenti. Allora partiamo dai ragazzi e ragazze disabili: c'è una grande attenzione, c'è ovviamente una eh, riduzione dei costi poi secondo la percentuale purtroppo di disabilità naturalmente si arriva pure eh, gratis abbiamo fatto una commissione meravigliosa in cui sono presenti due medici tra l'altro proprio ieri li abbiamo incontrati entusiasti del Polidino eh, Umberto I uno, anche un neuropsichiatra infantile eh, sì, c'è attenzione per eh, chi ovvio, eh, chi non è stato così fortunato come noi, perché li mettiamo in condizione di poter avere successo, perché è quello che dobbiamo fare. L'università io lo dico sempre: chi mi sente e dice questo, dice sempre le stesse cose, sono monotono. Noi dobbiamo fare in modo, e lo dicevo anche nell'ultima lezione quando facevo lezione in presenza. Il professore universitario e la professoressa universitaria hanno successo se permettono all'ultimo del bancone che è in fondo, no, di poter avere, voglio dire, successo, ma non perché l'ultimo non è uno di quelli, è uno necessariamente, no, per dire proprio che quelli che magari apparentemente possono essere meno attratti, quelli che apparentemente possono trovare meno felicità, e anche in quei casi va discusso perché non è che loro sono meno attratti o loro hanno meno felicità, è perché il docente o la docente non stimola abbastanza gli studi. Per cui i ragazzi e le ragazze che hanno qualche disabilità noi li aiutiamo Bellissimo. per quanto riguarda... Gli, Agevolazioni ci sono per quelli che sono giovani. Infatti mi permetto di interromperla, scusi, infatti le volevo fare proprio questa domanda, ripensando anche un po' al mio percorso universitario. Io sono stata fortunata perché mi sono recata a Roma facendo la pendolare, ma ci sono tanti giovani che lasciano la propria città di origine e si recano nelle città per andare appunto in altri luoghi all'università fuori sede. E ci sono tantissimi. Quindi magari molti di loro hanno degli impieghi part time per sostenere le spese, per contribuire ecco, appunto, alle spese, le tasse universitarie, i libri, l'affitto e tutte le altre provvigioni che servono proprio per sopravvivere lontano da casa. Ma io appunto le chiedo, dal punto di vista, per quanto riguarda i giovani, avete un'attenzione particolare sì. dal punto di vista economico anche sì, per sì, loro? Sì, sì, c'è ovviamente i giovani, eh, mi pare che abbiano età inferiore ai 23 anni, hanno una scontistica altissima e non a caso negli ultimi anni ovviamente la percentuale dei de ragazzi che si iscrivono da diciamo così 19 a, a 33 anni è passata intorno al 54% e mi hanno fatto uno studio bellissimo, infatti vedo che mi suggeriscono perché <ride> è così, Però voglio dire per cui sc la scontistica c'è, voglio dire, e quello che non ho detto prima, sì. eh, ma che adesso lo stesso lei è una mia ispiratrice, il vantaggio della telematica, ed in particolare chiedo scusa della nostra telematica, è eh, che i costi sono bassissimi perché i nostri costi vanno da 800 euro a 2100 euro con gli sconti di cui ho parlato poco fa, Ci abbiamo adesso un, eh, anche per gli atleti, lo stesso Grazie. abbiamo fatto una cosa del genere, ma Essendo telematica, potendo raggiungere diciamo, più persone, più ragazzi e ragazze, in qualche modo qualche costo è abbattuto, che può essere il costo ovviamente della, di affittare una casa, e lascio a voi immaginare quanto sia costoso affittarla ad una città come Roma, una stanza stessa, oppure dover pagare ovviamente eh, i pasti, dire, senza pensare al resto, che naturalmente c'è anche un'altra vita che uno va a fare, che è l'aspetto positivo, voglio dire, eh? Sì, eh. perché l'aspetto, come si diceva prima, di poter vivere l'atmosfera universitaria. È qualche cosa che assolutamente io vorrei concludere Prego, con Stefano. chiedendo anche un commento: mi è rimasta impressa, anch'io, sono diciamo frequentato alla Sapienza, quindi c'è un affetto particolare. E il motto: Una storia centenaria al servizio del tuo futuro. Eh. Ecco, questo mi sembra una sintesi essenziale del, di Unitelma. Sì. Beh, è senza ombra di dubbio, perché ritorniamo al collegamento precedente, voglio dire, no. Eh, al collegamento di sapienza al collegamento di qualcosa che c'è stato uh, sai, entrando anche voglio dire in aula magna la sapienza eh, uno rimane così affascinato il periodo che è stato è il periodo che è stato e questo noi ce lo portiamo anche dietro perché ci portiamo dietro anche i colori in qualche modo vedete vedo questo è rosso sono i nostri colori sono i colori di sapienza quello è qualcosa che ci rimane, ci rimane nel tempo. Voglio dire che, così come Bologna, la loro storia, Padova, hanno, eh, sì, hanno sì, delle sì. storie che sono altre: Siena, delle storie altrettanto sì, sì, belle. Sì. Questa, comunque, è la bellezza dell'università. E noi, come Università Telematica, avremo successo che se. Dove saremo in grado di poter far sì che gli studenti sentano lo stesso senso di appartenenza che noi abbiamo per un'iterma sapienza, così come noi l'abbiamo avuta per sapienza o per altri Atenei da cui proveniamo. Benissimo, bene, bene, io benissimo. direi di concludere qui questa bellissima intervista sì. e ringraziamo il professor Bruno Botta, anche ringrazio sì, ringraziamo. Eh Stefano grazie grazie della presenza. Grazie professor Botta e poi ricordiamo eh, ai nostri telespettatori, ecco, magari chi vuole mh, saperne di più ecco, può visitare il sito internet unitemasapienza.it e alla voce contatti ci sono sia i recapiti telefonici che le mail a quali potersi riferire per chiedere tutte le informazioni necessarie. Grazie. 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 grazie, e buon lavoro. grazie, grazie. grazie Stefano.